prima edizione di Stadio News in studio Marco Gullà. Rialzarsi subito. Dopo la sconfitta di sabato sera con il Cesena, il Palermo deve immediatamente rialzare la testa e guardare avanti. Una sconfitta brutta maturata al termine di una gara mal giocata dai rossonero. La conferma arriva soprattutto dalle parole di Davis Mangia. Abbiamo sbagliato la preparazione, l'atteggiamento, l'approccio, chiamiamolo come vogliamo. Il modo di affrontare la gara l'abbiamo sbagliato, e quando sbagliamo l'altra squadra fa una buona gara, penso che la diretta conseguenza sia vedere la partita di oggi con il risultato di oggi, soprattutto se noi corriamo meno di avversari. Se noi pensiamo, per le caratteristiche che abbiamo come squadra, di poter fare risultato correndo meno di avversari, abbiamo sbagliato tutto. Noi non possiamo, non succede, non succederà mai. Si salva Matias Silvestre, che non ha colpe sul gol di Mutu. Sentiamolo nel pensiero del difensore argentino. Abbiamo avuto qualche palla nel primo tempo, è stato anche bravo il portiere loro. Poi nel secondo tempo abbiamo preso gol su un corner, abbiamo perso marcatura. Dobbiamo migliorare su quell'aspetto, non possiamo dare questo vantaggio. Poi siamo rimasti anche in 10 e niente, è una sconfitta che brucia sicuramente, ma dobbiamo lasciarle alle spalle e pensare prima alla Coppa Italia e poi alla partita con il Catania. Su Palermo Cesena arrivano anche le dichiarazioni di Nicolas Bertolo. Sentiamo cosa dice il centrocampista rosanero. Merito dell'altra squadra, che ha fatto una grande partita, di più nel primo tempo e poi nel secondo, quando eravamo un po' migliori in campo, abbiamo preso il gol e poi è stato espulso Cicche. Era tutto cuore e poi in più. Già seduta di rifinitura oggi pomeriggio per il Palermo, che domani sera al Barbera sfida il Siena per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Mangia vuole subito una risposta e pretende una vittoria. Non ci saranno ancora Hernandez, che potrebbe però rientrare per il derby del Massimino con il Catania. Assenti anche Zavi e Pisano, che ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Si ferma a 6 la striscia di vittorie consecutive in casa del Palermo. Davis Mangia, pertanto, non è riuscito ad eguagliare il record di 7 successi di fila stabilito dal Palermo targato Delio Rossi nelle ultime 2 stagioni. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.